Sono Siegfried Alberton, sono il nuovo responsabile della formazione continua dell'Istituto e vi porto molto volentieri i saluti della direzione del nostro Istituto, scusando purtroppo l'assenza, almeno fisica, di Fabio Merlini, che non potrà essere qui con noi questa sera. Siamo giunti al quinto ed ultimo incontro di questo ciclo dedicato all'economia che vale, imprenditorialità civile, mercato circolare, temi di assoluta attualità, temi di cui non solo si parla ma si fa anche molto nell'ambito della formazione, ma non solo, che tocca molte sensibilità in modo molto allargato. Incontri organizzati in collaborazione con la conferenza della Svizzera Italiana per la formazione continua degli adulti e con il sostegno della divisione della formazione professionale, una collaborazione ormai collaudata, consolidata, che funziona e che non si fermerà con questo incontro di questa sera, ma con la quale stiamo già programmando ulteriori e prossimi incontri su altri temi. Abbiamo promosso questi 5 incontri nell'ambito di un'iniziativa che abbiamo chiamato Officine delle Idee, con l'intento appunto di aprire questi temi, questi argomenti nel modo più ampio possibile, per condividere, per discutere, per abbracciare, per comprendere, interpretare questi fenomeni della contemporaneità che ci vedono tutti in qualche modo protagonisti, e naturalmente con questa ottica rivolta alle implicazioni di quello che sta succedendo anche per la formazione professionale. Tra l'altro ho avuto anche l'onore e il piacere di moderare un pomeriggio il 16 ottobre sul tema dell'economia circolare, al quale alcuni di voi hanno partecipato. Traccia di tutti questi incontri eccetera li trovate anche sul sito del nostro istituto, quindi se vi foste perso qualche puntata o voleste andare a vedere alcuni documenti o riflessi filmati anche di questi eventi, potete trovarli sul nostro sito. Con queste serate l'istituto si impegna e si impegnerà anche in futuro a promuovere questa riflessione su queste questioni sociali. Ci toccano tutti ed è importante che un istituto come il nostro continui chiaramente a promuovere questa riflessione, naturalmente in collaborazione con voi e con gli ambienti che di questo tema si occupano direttamente. Da ultimo, ma non meno importante, colgo l'occasione, così le cedo anche la parola, di ringraziare Amalia Mirante, che è membro del Consiglio del nostro istituto e che ha curato il filo rosso, diciamo così, di tutto questo ciclo di incontri. Quindi grazie mille a nome dell'istituto e a te la parola per moderare questo incontro. Grazie. Grazie mille. Io vorrei solamente salutarvi, ringraziarvi per la vostra presenza qui questa sera. Abbiamo un oratore d'eccezione e fra pochi minuti gli darò la parola e vedrete che non ha assolutamente bisogno di una moderatrice, perché l'esperienza e quanto avrà da raccontarci sarà sicuramente un piacere. Io mi permetto solo di aggiungere a quanto detto dal professor Alberton che quest'anno il ciclo di conferenze è stato dedicato alla memoria di Vincenzo Nembrini, che sapete tutti ha fatto veramente molto in questo cantone, sia per il sistema formativo sia per il sistema professionale e per il sistema formativo professionale, quindi solo per ricordarlo. Che dire del nostro ospite di questa sera? Beh, il professor Zamagni in realtà lo conoscete tutti, non diciamo che vi do solo qualche indicazione perché questo curriculum è impressionante. Lei mi corregga se faccio qualche... Beh, meglio non dire... Vero?
Basta così, vero? Ma qualche parola, giusto per dire che anche lei si è laureato in economia e commercio, giusto? Nel 1966, possiamo dirlo, all'Università Cattolica di Milano e poi si è specializzato ad Oxford, ha insegnato in molte università, ha ricoperto tantissime cariche e svolto tantissime attività, tra le quali io ne ho segnate alcune: la vicepresidenza della Società Italiana degli Economisti, la direzione del Dipartimento di Scienze Economiche, la presidenza della Facoltà di Economia dell'Università di Bologna e ancora, se non sbaglio, presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione Italiana per la Cultura Cooperativa e delle Organizzazioni No Profit, dell'Osservatorio Nazionale per le Politiche Familiari. Ha ricevuto, basta, è quasi finito, ha ricevuto, adesso ve li faccio vedere, tutti questi sono i premi e i riconoscimenti, non ve li leggo tutti, però insomma, come dicevamo prima, un bel curriculum, è socio dell'Accademia delle Scienze di Bologna e dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere di Milano, è anche socio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, Lettere e Arti di Modena, è membro del Comitato Scientifico di numerose riviste economiche nazionali ma anche internazionali, quindi italiane ma non solo, ha partecipato, ha organizzato, ha coordinato decine di convegni nazionali e anche internazionali, è membro scientifico del Consiglio Scientifico della Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università di San Marino, è presidente della Pontificia Accademia di Scienze Sociali e, oltre a essere autore di numerosi articoli, riviste, saggi, adesso confesso una cosa che per me è importantissima, è soprattutto l'autore del libro che ha dato il via alla mia formazione e carriera e alla scelta di dedicarmi alla storia del pensiero economico e al legame con l'etica. Quindi qui dentro tutti voi hanno avuto tra le mani il profilo di storia del pensiero economico, quindi sono ancora più emozionata per questo fatto. Beh, penso che chi arriva da questo percorso sia assolutamente d'accordo, quindi è un grande onore per noi ascoltarla nella sua relazione che parlerà questa sera di transizione digitale e di formazione professionale. Grazie mille per essere qui. Grazie a te. Grazie a te e buonasera a tutti. Sono molto lieto di essere con voi, non ero mai stato in questo istituto universitario, di solito mi chiamano e frequento l'Università della Svizzera Italiana, che penso non sia molto distante di qui, e ho imparato molto da quanto Luca Dorsa mi ha raccontato quest'oggi pomeriggio delle vostre iniziative, di quello che state facendo e soprattutto del target, del fine che voi perseguite. Quindi mi complimento per quello che state facendo. Al termine della mia esposizione ci sarà tempo per discussione, quindi non fatevi scrupolo alcuno nel porre domande, chiedere chiarimenti o dare suggerimenti, eccetera. Teniamo un livello di interazione come si conviene in casi di questo tipo. Prendo allora le mosse da una considerazione. Quella che viviamo è un tempo straordinario, non ordinario. A volte ce ne dimentichiamo. È un tempo straordinario che è indicato nella letteratura recentissima come seconda grande trasformazione di tipo polaniano. Polanyi, Karl Polanyi, il grande antropologo e anche economista americano d'origine cecoslovacca ma emigrato in America, nel 1944 pubblicò quel libro che è un libro famosissimo, tradotto in tutte le lingue del mondo, che ha per titolo La grande trasformazione. E in quel libro lui racconta quello che accadde, era accaduto nel secolo precedente, all'epoca della prima e della seconda rivoluzione industriale. Prima rivoluzione industriale, seconda metà del Settecento in Inghilterra,
seconda rivoluzione industriale, fine 800 e inizio 900 in Germania. La Germania è la culla della seconda rivoluzione industriale. E quindi nel 1944 lui descrive quello che successe sul fronte sia economico, sia politico, sia sociale al seguito di queste due grandi rivoluzioni. Ebbene, oggi noi viviamo la seconda grande trasformazione associata alla terza e quarta rivoluzione industriale. La terza rivoluzione industriale comincia negli anni 70 e la quarta si è soliti come convenzione dare l'inizio nel 2001. Perché? Perché è nel 2001 che Apple immette sul mercato l'iPad e da lì tutto quello che ne è derivato, come i giovani conoscono meglio forse di noi anziani e così via. Ebbene, in questo senso subito un'osservazione mette conto dire che mentre tra prima e seconda rivoluzione industriale passarono circa 70 anni, per cui le società poterono adeguarsi alle novità che erano accadute, che stavano emergendo, oggi il passaggio dalla terza alla quarta rivoluzione industriale è stato istantaneo, perché la terza rivoluzione, come ho detto, comincia negli anni 70 e termina con la fine del secolo e subito dopo inizia la quarta. Quarta legata appunto all'intelligenza artificiale, il machine learning, i robot c'erano già da prima, i robot sono un affare della terza rivoluzione industriale, però i robot della prima generazione non erano dotati di intelligenza artificiale, cioè erano stupidi. Oggi sono intelligenti. Voi capite questa espressione? Stupidi vuol dire che se un robot mentre andava, inciampava, non poteva, ci voleva una persona che lo rimettesse in sesta. Oggi invece i robot sono autonomi, nel senso che se anche sbagliano, inciampano, cadono, sono in grado di mettersi di nuovo sulla, in base agli algoritmi che hanno incorporato dentro di sé e così via. Quindi questo ci aiuta a capire perché oggi viviamo una stagione straordinaria, perché le nostre società, chi più chi meno ovviamente, ci sono differenze tra un paese e l'altro, però il discorso vale per tutti, non hanno avuto il tempo per aggiustarsi alla terza rivoluzione industriale, internet è la terza rivoluzione industriale, che subito è arrivata la quarta. E quindi noi ci troviamo in una situazione a dir poco delicata, a cominciare dai professori, i quali evidentemente erano arrivati a concettualizzare e a capire la logica di funzionamento della tecnologia della terza, che arriva la digitalizzazione. E questo voi capite che cambiare le mappe cognitive richiede tempo, e c'è chi è un po' più svelto, chi è un po' meno svelto, però se facciamo una media riusciamo a capire perché, come un'indagine OCSE di alcuni anni fa ha messo in, OCSE è l'organizzazione dei paesi più avanzati che ha sede a Parigi, ha messo in evidenza, nei nostri paesi la produttività totale dei fattori nella stagione della quarta rivoluzione industriale, anziché aumentare, è diminuita. Ovviamente in Italia è diminuita più che altrove, ma anche in Germania e anche in Svizzera. Uno dice, ma come? C'è la quarta rivoluzione, ha introdotto l'intelligenza artificiale, il machine learning, la robotica di nuova generazione. Perché? Perché è vero che esistono queste nuove possibilità, ma per tradurle concretamente ad applicarle ci vuole una abilitazione delle mappe cognitive delle persone, dei lavoratori o anche dei dirigenti adeguata, e questo ancora non c'è. Quindi dobbiamo capire che una delle ragioni del calo, non tanto declino, ma del calo, perché guardate nei nostri paesi, dal dopoguerra fino agli anni 70 il tasso di crescita del PIL era in Italia addirittura del 7-8%, come la Cina fino a tempi recenti, in altri paesi del 5-6, oggi vedete che in Italia ha i problemi che ha 0,5, ma anche la Germania il tasso di crescita del PIL non è più quello di una volta, e la ragione è esattamente legata a questo fenomeno. Allora, ai fini, detto questo, ai fini del nostro discorso, qual è la
conseguenza importante di quanto detto ai fini dell'argomento che a voi interessa, la formazione professionale, la uscita di scena del modello di organizzazione del lavoro, che è il modello taylorista. Voi sapete, l'ingegner Taylor americano nel 1911 pubblica quel libro fondamentale intitolato The Scientific Organization of Labor, cioè l'organizzazione scientifica del lavoro. E voi sapete che il taylorismo ha avuto un impatto enorme. Tanto è vero che gli Stati Uniti, che sono stati i primi ad adottarlo con Ford è stato il primo, dopo la Prima Guerra Mondiale fanno il sorpasso sull'Inghilterra. Fino ad allora l'Inghilterra, la Gran Bretagna, era la prima potenza economica del mondo, dopo diventano gli americani. Perché? Mica era capitato nulla in quei 10 anni di differenza, mica avevano trovato una nuova risorsa, semplicemente perché avevano adottato nel sistema, chiamiamolo produttivo e soprattutto industriale, il modello taylorista. Qual è l'idea di base del modello taylorista? Il principio di gerarchia. Il principio verticale. Nel modello taylorista, Taylor è quello che inventa la catena di montaggio. Prima non esisteva, non dimentichiamo. Nel modello taylorista il capo, chi sta al vertice, ha sempre ragione, anche se dice sciocchezze, e chi sta sotto deve obbedire. E quindi voi capite che la formazione professionale tipica del modello taylorista ha questo ruolo: abituare i lavoratori che entreranno nella catena di montaggio, che poi prende denominazioni diverse a seconda dei settori, a fare quello che Taylor scrive nel secondo capitolo del libro. Taylor dice: come vanno trattati i lavoratori alla catena di montaggio? Come se fossero dei... vedete? Bisogna sapere però queste cose. Come se fossero dei bovini. Testuale parole, perché nel mondo animale il bue è l'animale più docile. Se a un bue gli date un calcio non reagisce e sta, obbedisce sempre. Cioè il taylorismo, che ha aumentato enormemente la produttività, ha aumentato i profitti eccetera, ma ha violato un principio fondamentale, la dignità della persona umana. Perché nel modello taylorista il lavoratore non deve pensare. C'è una famosa frase di Ford, quando alcuni degli operai degli anni 20, dell'inizio degli anni 20, gli facevano notare questo, dice: io ti ho assunto non per pensare, perché ci penso io a pensare, io ti ho assunto perché tu debba obbedire, se non sei disposta a obbedire va fuori, va a mangiare l'erba, eccetera, eccetera. Così era. Poi dopo, col passare del tempo, si è cercato di abbellire, eccetera, eccetera. Ebbene, dobbiamo sapere che oggi il modello taylorista non può funzionare più. E i primi a rendersene conto sono stati gli stessi americani. Perché gli americani hanno questo di bello, che sono dei pragmatici. Quando si rendono conto che una certa impostazione teorica non funziona, non solo come noi europei che tendiamo a ideologizzare, eccetera, se ne liberano senza rimpianti. Ed è questa la ragione per cui negli ultimi 10-15 anni in America è nato un modello alternativo a quello taylorista, che si chiama olocratico, il modello olocratico. Nel 2007 Brian Robertson, professore della Harvard Business School, che è la prima e la più importante business school a livello mondiale, pubblica un libro nel 2007 che ha per titolo Holocracy. Holocracy è una parola greca, è capito? Un americano che dà un titolo al suo libro usando una parola greca. Cosa vuol dire holocracy? Crassi, kratos in greco vuol dire potere. Cosa vuol dire democrazia? Demos kratos, il potere al popolo. Demos al popolo. Olocrazia vuol dire il potere va redistribuito tra tutti coloro che lavorano in una certa o impresa o azienda, eccetera. E se voi leggete questo libro, veramente c'è da... molti si stupiscono. In Europa è arrivato. Però non se ne parla ancora tanto, io non so se a voi qualcuno vi ha mai detto questo, però questo è sintomatico, che c'è una resistenza e questo spiega le nostre difficoltà. Allora la domanda diventa: come ha da essere la formazione professionale
in una situazione nella quale si può ancora tergiversare, ma è inevitabile, si andrà verso l'adozione generalizzata del modello olocratico? Non può essere la stessa formazione professionale che era adeguata al modello taylorista. E allora qui capite subito una prima implicazione: bisogna liberarsi dalle vecchie idee. Il conservatorismo culturale è deleterio. E siccome qui siamo in un ambiente universitario, queste cose bisogna dirle. Cioè bisogna riscrivere i libri in senso metaforico, non perché quelli di prima fossero sbagliati, ma perché sono superati. E voi direte, ma perché è così? La ragione, vedete, è che la nuova fase di cui ho detto all'inizio, per intenderci la rivoluzione del digitale, ha fatto emergere come fattore strategico di sviluppo la conoscenza. Non più le materie prime, come prima. Perché la prima rivoluzione scoppia in Inghilterra? Perché l'Inghilterra allora aveva il carbone e il ferro, le miniere. E siccome per fare le macchine allora ci voleva carbone e ferro, ecco che. E dopo anche altri a seguire e così via. Oggi il fattore strategico è la conoscenza, ma la conoscenza è di due tipi. Codified knowledge and tacit knowledge, cioè conoscenza codificata e conoscenza tacita. Questa distinzione non è mia, ma è di Polanyi, non quello di prima, suo fratello Michael Polanyi, che era un filosofo americano. Carl invece era antropologo economista, quello della grande trasformazione. Ebbene, questo libro di Polanyi, se voi volete occuparvi, vi consiglio di leggerlo. È un libro fondamentalissimo, che però non viene mai studiato. Perché in questo libro Polanyi fa capire dov'è la differenza tra la conoscenza codificata e quella tacita. Ed è la seguente, che la conoscenza codificata è quella che si trasmette per via di codici. Cosa sono i codici? I libri, i protocolli, gli scritti. Io scrivo un libro, tu lo leggi e ti impossessi della conoscenza che inizialmente era nella mia testa e quindi io te la trasmetto. Ecco perché tutti i corsi di formazione hanno avuto questo, fino ad ora, hanno avuto questa caratteristica, trasmettere la conoscenza codificata. Ma Polanyi dice, verrà il giorno, perché lui lo scrive nel 62, quindi ancora la terza rivoluzione industriale non era, verrà un giorno, perché i grandi filosofi giocano d'anticipo, lo sapete, no? Verrà il giorno in cui il fattore strategico di sviluppo non sarà la conoscenza codificata, ma la conoscenza tacita. E cos'è la conoscenza tacita? È quella che alberga dentro ciascuno di noi e che non può essere esternalizzata se non attraverso una attività di tipo eminentemente educativo. Ah, questa è una bella scoperta. Cioè dire, per ottenere e diffondere la conoscenza codificata basta fare corsi di formazione. In aula i docenti, gli istruttori insegnano benissimo e ci vuole che sia ben chiaro. Ma con quel modo tu non tiri fuori la conoscenza tacita, perché la conoscenza tacita è quella che è dentro di te e che io che sono al di fuori di te non riesco a sapere. Cosa sai tu? Bisogna che si instauri un particolare rapporto, una particolare relazione di tipo intersoggettivo. In altre parole, devo starti vicino. Per farmi capire con un esempio, chirurgo. Come si fa a diventare chirurghi? Uno dice, bisogna studiare, quella è conoscenza codificata. Però tu non diventerai mai un bravo chirurgo, anche se hai preso sempre il massimo dei voti negli esami, se per un certo numero di tempi, di settimane o mesi, non ti metti vicino al tuo maestro, il maestro che dice guarda come io metto le mani, questo è il bisturi, guarda come faccio, perché certe cose tu non riuscirai mai a impararle dai libri, le impari solo attraverso la trasmissione intersoggettiva. Questo è un esempio e tutti i chirurghi, se voi parlate, vi daranno conferma, quelli che una volta si chiamava la cosiddetta pratica, eccetera. Ebbene, il punto allora è questo, nella stagione attuale, come ho detto, è la conoscenza tacita il fattore competitivo, non quella codificata. Perché? Perché oggi leggere e scrivere lo sanno fare tutti.
Voi direte ci sono ancora un po' di analfabeti, ma lo sappiamo in quali paesi, ma nel mondo, prendiamo il nostro mondo occidentale, non c'è più un analfabeta, quindi tutti sono in grado di leggere questo libro e se non lo capisci qualcuno te lo spiega. Il vero problema... Domanda di chiarimento. Prego? Una domanda di chiarimento, perché sì. Io vengo dall'ambiente aziendale risorse umane e in realtà nella seconda metà degli anni 90 ci si è occupati di learning organization che applicava questi concetti. Quindi la sua, diciamo, sfida o provocazione è proprio più sull'ambiente formativo, perché questo aspetto di affrontare tacito... Sì, adesso arrivo al punto. Grazie. Mi permetti di chiarire il punto. Quindi... Il punto allora è questo: come si fa a estrarre da ciascuno la conoscenza tacita? La formazione non basta, ci vuole l'educazione. E qui allora entriamo veramente in deep waters, dicono gli inglesi, in acque alte, perché si continua ancora oggi a confondere, pensando che siano la stessa cosa, istruzione e educazione. L'educazione è esattamente il contrario dell'istruzione, il contrario, l'opposto. Con l'istruzione io metto dentro la testa del giovane o meno giovane concetti, definizioni, teoremi, tutto quello che di solito entra nel curriculum e ci vuole, ci mancherebbe altro. Con l'educazione, l'educazione è parola che viene dal latino, educere in latino vuol dire tirare fuori. Quindi con l'istruzione io metto dentro, con l'educazione io tiro fuori, cioè tiro fuori dalla testa dell'allievo o allieva quelle conoscenze che gli o le permettono di inserirsi, si dice in gergo, nella realtà totale, ma noi potremmo dire di inserirsi in un'attività lavorativa di un tipo o dell'altro e così via. Voi sapete che fino a circa un secolo fa c'era una parola che poi era caduta in disuso, ma che oggi viene ripresa. È la parola coazione. Non l'avrete mai sentito. Vedrete che fra un po' di tempo tornerà alla ribalta. Coazione, in inglese connection, è la crasi di due parole, con, conoscenza, azione, azione. Cioè dire, bisogna che il momento cognitivo con cui si acquisisce la conoscenza vada di pari passo col momento dell'agire, perché invece fino ad ora i due momenti erano tenuti separati, prima si impara e poi, come si dice in gergo, vai a lavorare. Oggi non funziona più così, perché tu devi imparare a lavorare, cioè ad operare in un ambito o nell'altro mentre studi. E viceversa, mentre operi devi studiare. Ecco perché la parola coazione è tornata prepotentemente oggi di moda. E questo voi capite che obbliga tutti quelli che si occupano di queste tematiche a rivedere non solo la metodologia di insegnamento, ma anche a rivedere i contenuti. Non perché, ripeto, quelli del passato fossero sbagliati, ma perché sono superati, sono diventati obsoleti. E allora ecco perché oggi il mondo delle imprese, queste cose ve lo dico, se voi parlate con gli imprenditori intelligenti che hanno, capiscono come sta girando il mondo, ve lo dicono. Ti dicono, ma noi abbiamo anche ingegneri bravissimi che sanno tutto, 110 lode, no? Che è il voto massimo, non so in Svizzera se è lo stesso, eccetera, però arrivano in azienda e non sanno fare niente, però sanno tutto. Se li interroghiamo sui modelli, sulle teorie, sanno tutto. E così vale anche per gli stessi economisti. Uno sa tutto di teoria economica, va in azienda e ti dice l'azienda, ma io dovrei istruirlo per altri 6-7 mesi. E perdo, chi me lo fa fare? Io ho bisogno di qualcuno che possa, se non immediatamente, dopo qualche giorno, qualche settimana, inserirsi produttivamente nel processo produttivo. E questo spiega oggi il nuovo tipo di disoccupazione o di inoccupazione, eccetera. Capite? Ecco allora perché noi siamo oggi alla vigilia di un processo di grande trasformazione per quanto riguarda il mondo. Quindi la formazione professionale ovviamente continuerà, però bisogna metterci vicino l'educazione professionale.
non basta più la formazione professionale. E allora l'ultimo punto che intendo nei minuti che ho a disposizione, dopo così discutiamo, quali sono le caratteristiche che un progetto di educazione professionale deve avere? Perché le caratteristiche della formazione professionale voi ne conoscete benissimo, siete maestri. Ma abbiamo detto che queste, pur continuando a essere necessarie, non sono più sufficienti. Allora, un progetto educativo in ambito professionale, su quali punti deve insistere? Primo, valorizzare la creatività, la innovatività. Mentre il taylorismo diceva tu devi fare come i buoi, devi solo chinare il capo e obbedire, guai a criticare il piano di produzione che il tuo superiore gerarchico aggiungeva sempre Taylor, come bisogna fare per ottenere che gli operai alla catena di montaggio si comportino da bovini? È lui che scrive, Taylor, in ogni reparto, in ogni ufficio, in ogni laboratorio bisogna mettere un gorilla ammaestrato. Perché sembra che i buoi abbiano paura solo dei gorilla, non degli altri, non so perché, non chiedetelo. E quindi, e voi capite che quella del gorilla ammaestrato è la metafora che chi ha visto il famoso film di Charles Chaplin, Tempi moderni, la capisce benissimo. Era quello che girava con la frusta e se vedeva che tu alzavi la testa, nel senso che interrompevi per qualche minuto, ti frustava perché bloccavi l'intero processo e così via. Ci sono state ovviamente in quegli anni, a partire dagli anni 30, tutta una serie di rimostranze, ne cito una, Elton Mayo. Elton Mayo era uno studioso e imprenditore americano, bravissimo, morto, e il suo nome è legato alla grande clinica che c'è ancora, Elton Mayo, in America. E lui già nei suoi scritti, alla fine degli anni 30, scrive «Il taylorismo ci porterà alla rovina». Perché è vero che aumenta i profitti, aumenta le quote di mercato, ma distrugge l'umano, cioè distrugge la creatività. Perché se io dico che l'innovatività, la creatività è solo dei capi, ma i capi sono pochi, e se non sono poi all'altezza? Invece la conoscenza creativa può essere veicolata da tutti, anche dall'ultimo arrivato. C'è a questo riguardo un episodio realmente accaduto che fa capire il punto. 4 anni fa a Washington ci sono i musei, il più importante è lo Smithsonian. Voi sapete che in America i musei sono gestiti come se fossero delle aziende. Aveva lo Smithsonian ospitato un'importante mostra di quadri, ha avuto grande successo. Il direttore, a mo' di manager, dopo convoca la riunione dei suoi collaboratori, direttori dei vari reparti, per decidere su questo. Quali sono i quadri, quindi le sezioni della mostra, maggiormente apprezzati dai visitatori? Perché in questo modo, dovendo replicare altrove in altre città la mostra, non stiamo a esporre i quadri che a nessuno interessa. Si apre la discussione. Uno dice, io propongo di fare un'indagine di tipo campionario, selezioniamo un campione, gli poniamo le domande, mandiamo qualcuno a intervistare e così via. Costo $50,000. Un altro dice no, usiamo internet, mandiamo eccetera eccetera, costo 40,000 poniamo e così via. Ognuno aveva proposte di questo tipo. La porta della stanza era rimasta aperta e nel corridoio c'era un uomo di colore vuol dire un po' scuro, che puliva per terra, e mentre puliva per terra aveva origliato. Ad un certo punto bussa e dice, direttore, io avrei un'idea. I suoi collaboratori del direttore lo guardano e dice, uè, mica farai parlare questo, non vedi che colore ha e non vedi che mestiere fa, da uno così può venire un'idea? Quando mai? Ma il direttore anti-taylorista, perché aveva studiato il modello olocratico, perché di 4 anni fa, disse no, lasciamolo ben dire. E lui dice, vedete, io faccio questo mestiere. Negli ultimi giorni a Washington è sempre piovuto, quindi i visitatori avevano le scarpe sporche.
E quindi io sono in grado di dirvi quali sono i quadri maggiormente apprezzati, perché lì sotto c'è la sporcizia e io ho dovuto pulire e gli altri no. Il direttore subito gli ha dato una mancia di $1,000 e ai suoi gliene ha dette di tutti i colori, secondo me li ha anche picchiati e avrebbe fatto bene. E ha detto, primo, perché voi avete offeso la dignità di quella persona, solo perché, secondo, perché voi siete ancora schiavi del modello taylorista, secondo cui se uno fa un lavoro umile di quel tipo non potrebbe avere un'idea, ma quando mai? E infatti l'idea l'ha avuta. E anziché spendere $50,000 ha speso, diciamo speso, gli ha dato la mancia di $1,000 e subito ha potuto applicare quello. Questo è un esempio realmente accaduto. Io di questi esempi, se avessi tempo, ve ne potrei raccontare molti, che mostrano esattamente quello che sto dicendo. Cioè bisogna che oggi, nell'epoca in cui è l'innovatività il fatto, l'innovatività può venire da tutti. Anche dall'ultimo arrivato, anche dal giovane di primo pelo. Al giovane non gli puoi dire, tu adesso stai qui, obbedisci e segui i comandi. Perché questo vuol dire portare l'impresa al fallimento. Ora non succede, per non parlare poi, no, della sofferenza individuale. Perché oggi le persone che lavorano, pur avendo il lavoro, sono sempre tristi? Guardate i dati epidemiologici, vedete subito il tipo di malattie che si va, ma perché se una persona non è soddisfatta soffre, il lavoro ce l'ho, alla fine mese ho lo stipendio, però se io vedo che il mio capo dice delle sciocchezze e non mi permette di dialogare e di far presente il mio punto di vista, io ci rimango male. Perché noi esseri umani non abbiamo solo un corpo, è vero o no? Abbiamo anche una coscienza. Non siamo come gli animali, come i buoi, e quindi è evidente che se qualcuno ci impedisce di esaltare la nostra coscienza, pur avendo lo stomaco pieno, perché siamo pagati, non saremo certamente felici e così via. Questa allora è la prima caratteristica. Bisogna che l'educazione professionale che oggi è richiesta deve tendere a favorire la espressività della novità. La seconda caratteristica è quella che invece riguarda quel fenomeno, e su questo è abbastanza noto, di sviluppare nelle persone le cosiddette relational skills, cioè le abilità relazionali. Perché? Perché oggi sempre più il lavoro è il lavoro di squadra. Se noi facciamo una squadra, perché la nostra azienda ci affida un compito di trovare un marchingegno, eccetera, e dobbiamo lavorare assieme, ma ognuno di noi è un individualista libertario, e cioè non si relaziona agli altri perché è geloso, perché è invidioso, perché qua, perché là, eccetera, è ovvio che quella squadra non arriverà al risultato. Però questo, capite, non è semplice, bisogna che i formatori queste cose le sappiano e le insegnino. Perché invece noi finora pensiamo che l'insegnamento sia riferito solo al livello cognitivo, cioè la conoscenza codificata, che ripeto per l'ultima volta ci vuole, ma non basta. Perché per sviluppare le doti relazionali bisogna far leva sull'esercizio e la pratica delle virtù. Le virtù sapete cosa sono? Ad esempio la saggezza è una virtù, il coraggio è una virtù, la temperanza è una virtù, eccetera. Se noi non educhiamo alla pratica delle virtù, uno può essere anche un semigenio, ma sarà sempre rifiutato, perché nessuno lo vorrà, perché nessuno potrà pensare che un tipo del genere sarà in grado di far lavorare il gruppo di riferimento e così via. La terza caratteristica è quella di spiegare e, o meglio ancora, far sperimentare l'approccio feed forward. Voi sapete queste due espressioni, feedback e feed forward. Feedback vuol dire interrogare il passato, la storia, per ricevere lumi sul che fare nel presente. E questo è quello che si è sempre insegnato, infatti perché si insegna la storia? Proprio per questo si dice, se tu non conosci la storia non puoi prendere delle sagge deliberazioni oggi nel presente. E va bene.
Oggi è sempre più importante il feed forward piuttosto che il feedback. Feed forward vuol dire che tu devi interrogare il futuro, che vuol dire devi capire le linee di tendenza del futuro per prendere decisioni oggi. E questo richiede abilità che si imparano. Se i formatori, una volta che hanno capito, le spiegano con le dovute maniere, la gente le impara. No, ma comunque voi capite. Recenti indagini in diversi paesi hanno mostrato che mentre, attenzione, gli uomini sono più bravi delle donne nel feedback, le donne sono più bravi degli uomini nel feed forward. Questi sono dati oggi. Perché sia così non lo si sa ancora. Cioè qualche psicologo può, come dire, congetturare, però non c'è una teoria. Però sta di fatto che le donne hanno una maggiore propensione a immaginarsi meglio, a congetturare come sarà il futuro. E quindi sulla base di quello prendere opportune presente, ma questo l'ho dato come parentesi giusto perché eravamo in argomento. Ecco allora la terza caratteristica che una educazione professionale, a cui una educazione professionale deve mirare. Infine la quarta è quella di aiutare le persone, soprattutto i giovani, a capire la differenza che c'è tra un problema di scelta e un problema di decisione. Voi fate caso, chiedete alla gente, ma anche del linguaggio comune, dice io devo scegliere, cioè devo decidere. Come cioè? La decisione è una cosa, la scelta è un'altra. E allora? Perché continuiamo a fare del male spiegando cose sbagliate? Perché? Siamo cattivi. Allora voi direte dov'è la differenza? Un problema di scelta è tale quando il soggetto che deve selezionare delle opzioni tra tante conosce le caratteristiche di tutte le opzioni e sceglie quella che lui o lei ritiene migliore. Qual è l'esempio? Ristorante. Quando noi andiamo al ristorante il cameriere ci porta il menù, noi lo leggiamo e diciamo scelgo questo piatto. Ma perché? Perché più o meno conosciamo le caratteristiche degli altri piatti. Sappiamo che i tortellini, poi ci sono le lasagne, e cioè oggi voglio le lasagne, domani vorrò un'altra cosa e così via. Cos'è? E quindi per risolvere un problema di scelta basta la razionalità. La razionalità, intesa in senso proprio, è, starei per dire, l'algoritmo in forza del quale un soggetto sceglie l'opzione migliore, cioè quella che massimizza la sua funzione obiettivo, che può essere i gusti, può essere l'utilità a seconda dei casi e così. Cos'è invece un problema di decisione? Decisione viene dal latino decidere. In latino decidere vuol dire tagliare. È la situazione che si presenta ad un soggetto quando questi è chiamato a selezionare un'opzione senza che sappia quasi nulla delle alternative in gioco. Provate a pensarci, delle alternative in gioco. Qual è l'esempio che viene spontaneo? Esploratore, Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo sapeva dove sarebbe andato, ma neanche per sogno. Pensava di andare alle Indie orientali, era andato alle Indie occidentali. E al momento di partire, mica ha chiesto, ditemi com'è il viaggio, com'è l'itinerario. No, non c'è. Un esploratore che comincia a esplorare sa qual è il sentiero, ma neanche per sogno, però va lo stesso. E se si trova di fronte a un bivio, l'esploratore, e non sa dove porta l'uno e l'altro, si lascia guidare da che cosa? Non più dalla razionalità. La razionalità non serve a niente, a un fico secco nei problemi di decisione. Ci vuole la saggezza, quella che i greci, Aristotele, chiamava phronesis. E la saggezza è un conto, la razionalità è un'altra. Ecco allora il punto. È chiaro che ognuno di noi, ogni lavoratore, deve affrontare nella vita problemi di scelte,
e di decisione. Però fino ad ora noi abbiamo curato nei corsi di formazione la prima dimensione. Abbiamo sempre insistito sulla soluzione dei problemi di scelta e quindi abbiamo puntato sulla razionalità, sulla ragione. Ed è chiaro che bisogna farlo, però abbiamo trascurato l'altro. Perché per decidere e tagliare ci vuole saggezza, che non c'entra niente con la razionalità. Sappiate che oggi chi soffre di questo sono i giovani. I giovani di oggi, e io lo vedo all'università, ci vivo in mezzo, in diversi contesti, sono pochissimi, molto più dei giovani della mia, io sono molto vecchio, della mia generazione, nel risolvere problemi di scelta, ma sono molto più bravi, perché sono abili, sanno questo, quell'altro, sanno gli algoritmi, eccetera, ma sono un disastro nel risolvere problemi decisionali. Provate a pensare, fate degli esperimenti, poi me lo direte. Ora voi direte, ai fini del lavoro, questo perché è rilevante? Perché le imprese non sanno più che farsene di gente che opera le scelte. Vogliono persone che sappiano, cioè che siano come Cristoforo Colombo, che non sapeva dove andava, che però va e andando scopre nuovi mondi, scopre nuove possibilità e così via. Concretamente questo vi aiuta a capire la differenza che c'è tra imprenditore e manager. Il manager è uno che sceglie, l'imprenditore è uno che decide. Provate a pensarci. L'imprenditore a volte è anche uno che non è andato a scuola, sapete? Però ha naso, ha fiuto, cioè ha quel senso, quel sesto senso che lo porta appunto a decidere. Poi dopo chiama il manager e dice adesso sistemami un po' le situazioni qui, perché io non me ne intendo né di contabilità né di finanza, però ho capito che il mondo sta andando in quella direzione, vedete il feed forward e così via. Ecco allora perché una formazione professionale, e vado verso la conclusione, sto finendo il mio tempo, che si giudichi adatta alla situazione di oggi, che tenga conto cioè di quanto detto all'inizio, quarta rivoluzione industriale, bla bla bla, eccetera, deve, a mio modo di vedere, complementare, che non vuol dire che la formazione professionale non debba continuare, ma deve essere complementarizzata dalla educazione, dove l'educazione professionale deve avere questi quattro target specifici che ho enumerato. Lo so che non è immediatamente semplice, però è possibile. Adesso apriamo la discussione. In diversi contesti questo sta avvenendo. Non molti, per i miei gusti preferirei di più, però è chiaro che è possibile vedere che avviene. Quando questo avverrà, allora vedrete che le cose cambieranno. L'attore ha un futuro oggi più importante, più roseo che non nel passato, perché se voi insistete sulla formazione professionale e basta, e non sull'educazione, sapete cosa succederà? Che rimarrete tutti disoccupati fra un po' di anni, perché la formazione professionale la fanno meglio i robot, ve lo dico io, perché la stessa cosa vale per gli insegnanti. Ci sarà il robot della matematica che si mette in cattedra, che parlano e rispondono alle domande e insegnano benissimo, più di professori, ma mai un robot potrà sviluppare l'educazione professionale, perché come abbiamo detto prima l'educazione presuppone una relazione interpersonale e così via. Quindi ecco perché è anche nell'interesse dei docenti, dei formatori capire queste cose. Non solo perché sono validi, ma anche per il vostro stesso interesse, perché il rischio altrimenti è di essere buttati fuori dal mercato, come si suol dire così, per non parlare poi della soddisfazione che invece si trae quando uno vede che porta per mano, c'è qui, e con questo chiudo, una definizione che è per me la migliore in assoluto di che cos'è l'educazione. Dove la troviamo? In una terzina della Divina Commedia di Dante. Dante era veramente notevole. Ebbene, all'inizio, quando rivolgendosi a Virgilio, che diventerà la sua guida, Dante scrive: e poi che la sua
di Virgilio. E poi che la sua mano sulla mia puose, con lieto volto, ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Questa è l'educazione. L'educazione è una mano che si mette su un'altra mano, con lieto volto, mi confortai, perché Dante stava intraprendendo il viaggio, e quando si deve intraprendere un viaggio nuovo c'è un po' di sconforto, la paura, quindi abbiamo bisogno di essere confortati, e quando questo avviene mi mise dentro alle segrete cose, cioè alla conoscenza. Vuol dire che se io ti prendo per mano, tu dopo impari molto di più che se non ti lascio e ti trasmetto una conoscenza nella maniera codificata di cui ho detto prima. Ecco allora perché l'immagine che io, come dire, privilegio del formatore come voi è quella che Dante forse pensava a voi un po' di anni fa, insomma 900 anni fa quasi, quando appunto scrisse quel capolavoro che è appunto la Divina Commedia. Ecco, io adesso qui mi taccio e apriamo la discussione. Magari. Domande, osservazioni di qualunque tipo. Sì. Grazie mille. Prima di lasciare la parola al pubblico, che vedo già in fermento, sì, ma io ho questo ruolo e ne approfitto e quindi la domanda gliela porgo io. Io uso la sua terminologia, lei ha parlato di rivedere la metodologia, i contenuti, di educare, di apportare, di riconoscere l'individuo e di far praticare la virtù. Io condivido tutto, sono una docente, sono una formatrice, però devo scontrarmi con il fatto che tutto questo richiede tempo, richiede risorse, richiede di avere un rapporto, non dico uno a uno come nei college anglosassoni, ma di dare il giusto spazio ai ragazzi e alle ragazze. Quindi la mia domanda è: come convincere che le spese in istruzione, in educazione, non sono spese correnti, ma sono investimenti, e quindi riuscire a mettere in pratica quello che lei ci ha illustrato e che credo qui chi è del mestiere condivida. Hai ragione. Aggiungi un'altra componente oltre a quella che hai detto, la burocrazia. E come? Cioè, anche voi avete la burocrazia, che è molto meglio di quella italiana. Ma chi conosce la burocrazia italiana c'è da rabbrividire. E io vivo in mezzo ai professori dell'università, ma anche dei licei, eccetera. Sono tutti disperati perché loro capiscono le cose che io dico, però mi dicono non riusciamo a metterle in pratica, perché il nostro comandante, il nostro preside e poi a Roma i direttori generali del ministero ci impongono il cosiddetto programma. Noi dobbiamo sviluppare questi punti, e se noi andiamo fuori veniamo penalizzati. Capite che violenza, no? E parliamo di libertà oggi, ma quale libertà? Se un insegnante non è libero neanche di impostare con i suoi allievi un progetto educativo, perché deve stare alle regole che vengono imposte dall'alto, che è esattamente il modello taylorista. Il modello taylorista è entrato nella scuola dentro l'università. Quindi è vero quello che dici tu. Allora tu dici: come se ne esce? Se ne esce. Sapete perché? Perché il mondo delle imprese si sta riorganizzando, e quindi quando si realizzasse una alleanza, meglio un patto tra imprese, società civile organizzata, cioè università come questa, le associazioni di varia denominazione, allora anche la politica a quel punto è costretta a prendere atto, e allora non c'è burocrazia che tenga. Però bisogna che ci sia questa alleanza, che finora non c'è stata, perché il mondo delle imprese stava qua, il mondo della scuola in senso lato, stava di là. Bisogna, perché, per farvi un esempio che non c'entra con questo, ma è un'analogia, guardate quello che sta avvenendo sul fronte ambientale. A Madrid la settimana scorsa
COP25 non ha combinato una massa di niente, i capi di Stato e di governo, niente, una vergogna. E stiamo parlando di un problema che riguarda la vita di tutti, perché sapete cos'è il CO2, il CFO4, provate a respirare il CO2 e dopo vedete come state bene. Allora lì come esattamente con la medesima strategia, bisogna che imprese e movimenti della società civile, ho detto, non la violenza di varie denominazioni, si uniscano per chiedere e avanzare proposte concrete. La stessa cosa deve avvenire con la io abito a Bologna, adesso abito, ho studiato a Milano, ho vissuto a Milano, ma per ragioni accademiche, e quindi conosco meglio la situazione dell'Emilia-Romagna, la regione di cui Bologna è la capitale, di altre, però in Emilia-Romagna questo sta avvenendo, sapete. Abbiamo la fortuna di avere degli imprenditori illuminati, insomma tra Bologna e Modena, capite quali sono gli imprenditori, sono sulla bocca di tutti. Questi si sono messi a fare un'alleanza strategica con i formatori come siete voi e i risultati sono veramente notevoli. Non c'è disoccupazione, anzi, il contrario, che non si riescono le imprese dicono non riusciamo ad assumere, perché siccome sono bravi, esportano, aumenta i livelli, eccetera. Ma perché? Ma perché loro si sono messi in gioco. Non hanno detto tu scuola mandaci i... No, loro hanno sganciato, perché mettersi in gioco non vuol dire solo a parole, mettere a disposizione i loro laboratori, eccetera. Quindi si sta realizzando quello che prima ho chiamato conazione, per cui una parte dei doveri scolastici, soprattutto dei reali, ma anche degli universitari, vengono svolti, assolti dentro l'impresa. Cioè con degli stage, ma non stage dove vanno a vedere le formiche e le farfalle, no, ma si impegnano su progetti ben definiti e quelli vengono considerati parte della preparazione scolastica. E quindi, come vedete, questo voi direte è limitato a una mezza regione, perché è il triangolo Bologna, Modena, Reggio Emilia e dintorni, diciamo, non è esteso su tutta la regione, però è un esempio concreto per dimostrare che se si vuole può cambiare. È uscito l'anno scorso in America un libro di una donna, di una professoressa bravissima, che si chiama The New Education. La nuova educazione, se voi lo leggete capite subito, cioè gli americani sono pragmatici. Io insegno in un'università da 42 anni che si chiama la Johns Hopkins University, che ha la sua sede a Bologna per tutta l'Europa, hanno 60 anni fa scelsero Bologna per ovvie ragioni, siccome là erano tutti comunisti allora, adesso non ci sono più i comunisti, ma però i comunisti bolognesi sono sempre stati particolari, perché voi sapete la storia del comunismo, che non è il comunismo di altri posti, perché i comunisti bolognesi dicevano, comunisti sì, però noi dobbiamo avere la nostra impresa e dobbiamo avere successo e fare profitto, e quando gli dicevano, ma il compagno Stalin o quell'altro, dice che lui stia ben là, a Mosca, eccetera, noi stiamo qua e ci mangiamo i tortellini, capite? Perché il comunismo bolognese è sempre stato etichettato come rosa, non rosso, eccetera. Ma a parte questo, il problema è esattamente, e misero la Johns Hopkins 60 anni fa, perché non scelsero un'altra città? Cioè un'università americana, c'era ancora la guerra fredda a Bologna. E voi dovete sapere che se voi andate a vederla, perché chiunque può andare, lì ci sono solo vetri, non ci sono le porte, non ci sono le inferriate, ci sono solo vetri. Se uno volesse tira un sassolino, spacca e entra dentro. Ma in 60 anni non è mai stata fatta un graffio a quello, anche quando c'erano le Brigate Rosse. Provate a spiegarvi perché. Sarà pur che uno, se è intelligente, dica come mai. La ragione è che sta qui, perché la Johns Hopkins è sempre aperta alla società civile, cioè di tutti i tipi, senza discriminazione, e quindi non c'era motivo di attaccare. Ebbene, il nuovo libro, questo libro nuovo che si chiama The New Education, parla esattamente di questo, e quindi è riferito all'università,
alle scuole inferiori. E se uno lo legge non crede ai propri occhi, ma lei, l'autrice, descrive quello che effettivamente sta avvenendo. Per cui, ad esempio, il professore assegna un target, gli studenti creano un team che si chiama cooperative learning, che vuol dire l'apprendimento cooperativo, e cominciano a fare le loro sperimentazioni. Quando si bloccano vanno dai professori e dice: professori, noi non ce la facciamo più andare avanti, aiutateci, spiegateci, e il professore si mette al servizio. Capite che è esattamente antiteiloristico. Nel modello il professore in cattedra e insegna, e tu devi ripetere quello che io ho detto, altrimenti ti boccio. Lì invece è vero esattamente il contrario, e sono gli allievi, gli studenti, che giudicano i professori, perché alla fine gli danno loro il voto. Io ne so qualcosa, capite? Quanti professori, italiani o non, dopo 2 anni sono stati allontanati perché hanno avuto giudizi negativi. Io sono lì da 42 anni, ancora non mi hanno cacciato via, ci sarà forse qua. Comunque, voglio dire, questi sono fatti concreti. Però noi dobbiamo trovare il modo di applicarli alla nostra matrice culturale europea, perché loro hanno la loro e fanno bene, noi però abbiamo la nostra. Ecco perché io mi aspetto che ci sarà nel prossimo futuro un grosso lavoro di ripensamento, perché queste cose nuove vanno tenute. Però noi non dobbiamo mai dimenticare che l'università d'Europa non è nata in America, giusto? Capite quello che voglio dire? Sì, io effettivamente solo... Ciao, però c'è lei, perché sennò sì. Lei mi ha detto... Volevo solo dire che in Svizzera e in Ticino il modello formativo taylorista io penso che lo abbiamo abbandonato da un bel po' di tempo. Quindi da quel lato abbiamo bisogno ancora più risorse per fare ancora meglio, però prego, magari le diamo il microfono. Ecco, sì, lei guarda questa signorina qua, questa qui, ecco. Grazie e complimenti. Voglio chiedere, secondo lei come si educa il fiuto? Come? Si educa il fiuto. Fiuto? Come si educa? Il fiuto imprenditoriale, credo, l'intuito, l'animal spirit, quello di Vedi, l'educazione è basicamente un'arte, non è una tecnica. Mentre l'istruzione è una tecnica, e infatti ci sono le tecniche che ti insegnano a aumentare l'efficacia dell'istruzione, per esempio le slide. Lo dicevo prima qui a qualcuno, a quel signore. Voi sapete che oggi nelle migliori università americane è vietato fare lezioni con le slide. Ed è la ragione per cui io non le uso mai. In America, non nel quarto mondo. Perché? Ma che hanno capito che con le slide lo studente legge lì. Il professore si limita a commentare quello che ha letto. Allora io devo andare a lezione, sto a casa mia, mi faccio mandare le slide per email e mi arrangio da solo. Invece la lezione deve essere interattiva. Uno dice una cosa, l'altro ti contesta, poi riprende e così. La stessa cosa vale per la tua domanda. Cioè l'educazione è un'arte e non è una tecnica, perché se fosse una tecnica... Una volta spiegata tutti l'applicherebbero. Ognuno di noi ha avuto dei docenti. Io mi ricordo ancora quelli delle elementari, delle scuole medie, come si chiamano in Italia. Alcuni, degli altri li ho trovati. Ma perché? Perché loro, oltre a insegnarmi la materia, mi hanno educato. Arte è tutte le parole che cominciano per AR, vengono dal greco. Arte, artista, eccetera. Cioè arete. Arete in greco vuol dire virtù. Allora, dire che l'educazione è un'arte vuol dire applicare l'esercizio delle virtù. Ecco il punto in questione. E il grande Goethe cosa diceva? Si impara solo ciò che si ama. Ha ragione. Quindi l'educatore, la prima cosa che deve fare è farti amare quella materia. Perché si dice molti ragazzi non vanno bene in matematica? Perché i professori sono fessi. Ma tu fa amare la matematica, vedrai che dopo la imparano. E Goethe aveva ragione. Sì.
impara solo ciò che si ama. Non si impara quello che viene imposto, che viene per dovere, eccetera. No, o meglio, uno poi si sforza per superare l'esame di impararlo, ma subito dopo lo rimuove. Lo sapete questo. Se invece una cosa viene amata, non si dimentica mai. Ecco allora quello che occorre fare. Bisogna spiegare queste cose e poi dopo, nella pratica, ognuno trova la propria via, trova il proprio modo di tradurre in pratica questo. Ecco perché io prima ho indicato 4 obiettivi specifici di un'educazione professionale. Però tu mi dici come concretamente, e lì dovremmo aprire un altro, come dire, per usare la metafora di prima, dovrei fare come il chirurgo. Devi metterti vicino a uno che questa esperienza ce l'ha e lo impari subito. Non la puoi, come dire, arrivarci solo per elucubrazione intellettuale. Devi metterti alla sequela, la parola giusta è sequela. Sequela vuol dire al seguito di qualcuno che ha sperimentato questo, ti metti vicino, stai qualche settimana e dopo acquisisci. Perché l'arte si trasmette in questa maniera. Infatti i grandi pittori come insegnavano l'arte della pittura agli allievi? Così. Se voi leggete Leonardo da Vinci, insomma, cioè, è una cosa, quell'uomo era straordinario, perché lui ai suoi diceva: guarda, vieni qui, guarda come io tengo il pennello, non lo tengo così, lo tengo così, eccetera. Guarda come io miscelo i colori. E i suoi allievi, certo, non hanno potuto raggiungere il suo livello perché lui era un genio, però sono diventati bravi e sono diventati bravi pittori. E così in tutti gli altri casi, quindi bisogna che recuperiamo questa dimensione. Socrate cosa faceva nell'antica Grecia? E Aristotele? È uguale. Non faceva prediche, non imponeva punizioni, che così dopo la gente appena può ti frega. Gli condivideva una, come dire, esperienza di vita che affascinava i giovani e così via. Di scuola deriva dal greco scolè. Scolè, sapete cos'era? Era il luogo dove i ragazzi andavano a divertirsi. Quando lo dissi a Matteo, perché noi abbiamo 4 nipoti, perché siamo vecchi, mia moglie e io, quando dissi a Matteo: Matteo, sai scolè? Allora tu a scuola vai a divertirti. Dalla sorella Alice, di 2 anni più attempata, e gli dice: Alice, ti pare che il nonno sia impazzito? Dal che ho capito che non si divertiva. Ovviamente mi aspettavo quella risposta. Così. Altri? O altre osservazioni? Prego. Le osservazioni sarebbero tantissime, ma ovviamente non c'è il tempo, ma una che farei, anche se per capire anche la sua valutazione, noi in Svizzera abbiamo un sistema formativo duale, l'apprendistato, che funziona esattamente sull'idea del apprendimento, ovviamente molto strutturato, si potrebbe discutere tantissimo su quanto è funzionale un taylorismo in parte a ripetere delle procedure piuttosto che invece a creare la creatività. Ecco, come lo valutate voi? Perché in fin dei conti l'apprendistato nasce da un'esperienza che era quella della bottega e anche dell'artista. Io lo valuto molto bene il sistema duale, infatti ne parlo sempre, perché voi l'avete mutuato dalla Germania, no? I primi sono stati i tedeschi, mutuato nel senso, poi avete dato il vostro adattamento. Io ne parlo molto bene. Voi sapete che in Italia, nella riforma scolastica universitaria, dei 12 anni fa, della la famosa riforma Gelmini, dal nome della ministra, introdussero la cosiddetta alternanza scuola-lavoro. Chi mi conosce in Italia lo sanno, che quando sento questo vado giù di testa e comincio a offendere, perché quello è stato l'errore che si potesse fare. Provate a pensare, cosa vuol dire alternanza scuola-lavoro? Vuol dire che la scuola è alternativa al lavoro. Bisogna parlare di convergenza, cioè il vostro sistema, il duale. Scuola e lavoro devono convergere, non alternativa. Ecco perché quando si fanno le riforme date in mano a persone, politici che capiscono niente, producono dei grandi disastri. Perché se voi girate in Italia ti dicono alternanza, scuola, lavoro, che non ha mai funzionato, ma per forza. Perché la scuola non può essere vista in alternativa al lavoro e viceversa. Bisogna ristabilire un'alleanza. Ecco perché
concetto di conazione è importante, perché altrimenti finisce appunto, noi siamo messi piuttosto male in Italia, soprattutto del mezzogiorno d'Italia, il mezzogiorno 33% della popolazione italiana, un terzo è nel mezzogiorno, e i disastri, avete l'ultimo, i dati del PISA, sapete cos'è il PISA? È un disastro. Ma allora uno può dire perché gli italiani sono stupidi, non è che siano stupidi, magari qualcuno lo è, come, ma è perché è il modello che si segue, che è un modello che era stato creato all'inizio per preparare bovini da inserire nella burocrazia, nelle imprese, eccetera. Questa è la grande battaglia oggi di civiltà. L'educazione non deve creare bovini, ma delle persone, delle teste pensanti. E quando si pensa, si può fare, ma è ovvio, ma tu devi far capire soprattutto ai più giovani che il compito, la meta a cui devono tendere è di pensare. Voi sapete la vicenda di Adriano Olivetti, no? Certo. Di Natale Cappellaro, la sapete la storia o no? Tutti? Ah, allora siete bravi, non la sapete? Chi è che la sa già? Natale Cappellaro. Allora, sì. 1955, Olivetti crea una squadra alla quale assegna il compito di progettare un nuovo modello, quello che dopo 2 anni diventerà la Divisumma, che fu il primo prototipo del calcolatore, perché faceva Divisumma, cioè le operazioni e anche la scrittura. Allora affida il compito di coordinare questo gruppo di lavoro a un ingegnere di Ivrea, laureato al Politecnico di Milano. 55 gli ingegneri erano così, erano tanti. Un bel giorno l'ingegnere va da Adriano Olivetti e gli dice: tu devi licenziare Natale Cappellaro, il quale era un operaio che veniva dal sud, provincia di Lecce, e che aveva fatto la quinta elementare. E Olivetti dice: beh, perché? Ho le prove che lui ruba. Quindi giusta causa bisogna... Ma Olivetti, che non è mai stato taylorista, se leggete i suoi libri, lui scrive contro il taylorismo, pagine che sono rimaste veramente ancora, chiama Cappellaro e gli dice: senti un po' quello che si dice di te. E lui dice: sì, è vero. Dice: come sarebbe dire? Sì, perché io ho trasformato la mia cantina in una piccola officina e la sera mi porto a casa i pezzi per continuare a fare esperimenti, prove. Dice: ma perché? Perché l'ingegnere capo sta sbagliando i piani di produzione e secondo me lui non arriverà da nessuna parte. E Olivetti gli dice: ma tu gliel'hai detto? E dice: io gliel'ho detto. E lui mi ha risposto: taci tu, terrone semi-analfabeta, vuoi insegnare a me che sono ingegnere e tu che sei invece quasi semi-analfabeta? E allora Cappellaro dice: di fronte a questo io per conto mio faccio gli esperimenti. Olivetti chiama in ufficio l'ingegnere e lo licenzia in tronco e gli dà tante di quelle botte, davvero, ma lo picchia. Gli dice: ti picchio non perché hai sbagliato i piani, tutti sbagliamo, ma perché hai offeso la dignità di quella persona. Secondo, perché non hai capito che la sua idea progettuale era migliore della tua e tu per arroganza, poiché eri il coordinatore, non hai voluto ascoltare. Mette al posto dell'ingegnere Cappellaro. Dopo 2 anni viene fuori la Divisumma. L'Olivetti la vende in tutto il mondo, facendo una barca di soldi che voi neanche vi di profitti. E dopo, dall'Università di Bari, gli ha fatto dare la laurea honoris causa in ingegneria a Cappellaro. Cioè che si sono fatti realmente caduti. La domanda è: perché secondo voi Cappellaro faceva una cosa anziché andare a giocare a carte e bocce la sera, continuava a lavorare, che nessuno gli aveva chiesto di fare? Perché lui lo faceva zitto zitto, se non fosse stato scoperto che portava via i pezzi, eccetera. Perché lui aveva capito che l'ingegnere Adriano Olivetti era anti-taylorista, cioè puntava sulla creatività. Lui diceva a tutti, anche l'ultimo operaio: dovete tirar fuori le idee, dovete esternare senza paura
poi le valutiamo assieme e può darsi che un'idea sia da recepire a un'altra no, ma dovete insistere. E quindi lui si sentiva valorizzato. Poi l'ingegnere che invece veniva da fuori era il manager, perché Olivetti era un imprenditore, l'ingegnere era un manager, i manager sono come i burocrati, applicare lo schema e così via. Ma perché l'Olivetti è diventato, poi dopo sapete che Olivetti muore nel 60, cioè lo fanno morire nel 1960 perché stava dando fastidio a un po' di gente e quindi, perché stava per venire a Lugano, lo sapete, muore sul treno da Milano a Lugano, aveva 59 anni, quindi stava benissimo. Guarda caso nel 1960 a un certo punto gli viene meno il respiro, chissà perché, tant'è vero che dopo la morte non venne fatta l'autopsia, perché quelli che avevano deciso così avevano manovrato la polizia, i giudici, niente autopsia, perché se ti fai l'autopsia vedi che del sangue c'è il veleno, no? Capiscono anche i bambini questo. Così, ma questo non c'entra, è altra storia. Quello che importa è di far capire che i grandi imprenditori, le cose che qui le abbiamo detto, le avevano anticipate prima ancora dell'avvento della terza e quarta rivoluzione industriale. Questo è importante perché dà. Prego. Sì, grazie. Io la ringrazio per i grandi spunti, ma sostanzialmente la vorrei riportare sul terreno locale. Prima abbiamo sentito Furio che giustamente dice che il nostro della formazione professionale al duale al centro, e io mi occupo di questo da molti anni, però di fatto non possiamo neanche nasconderci dietro un dito che questo sistema duale in Svizzera è in grossa difficoltà, e non seguirei la tesi legata semplicemente a, diciamo, agli investimenti diciamo dello Stato rispetto a scuole, giorni di scuola formativi, ma piuttosto credo a un, e qui vorrei la sua opinione, ha una logica tale per cui progressivamente a livello di quella che lei ha chiamato la burocratizzazione, diciamo la strutturazione progressiva e spinta di ordinanze, di regolamentazioni formative, ha di fatto tolto margini di manovra a quello che è la componente essenziale, e non dimentichiamo che un apprendista mediamente passa il 70% del suo tempo formativo in azienda, proprio alle aziende. Aziende sono di fronte a un grosso problema in questo periodo, problemi di mercato che è inutile riassumere, che in un qualche modo tolgono risorse, problemi di gestione, quello che ho detto prima, che tolgono tempo, e anche problemi di materiale sostanzialmente dei ragazzi che per le caratteristiche che dietro il suo discorso c'erano, arrivano al mondo del lavoro con delle carenze, non tanto di competenze, perché io sento impresari o imprenditori che mi dicono: ma non ti preoccupare se il ragazzo mi arriva con delle lacune di competenze in calcolo, piuttosto, perché io ho bisogno di ragazzi sui quali io posso lavorare, quindi che abbiano delle competenze proprio di saper stare al mondo, nel mondo del lavoro, quindi sapere essere adatti a intraprendere un percorso formativo. Quindi qui, e mi chiudo, c'è tutto il discorso anche della formazione di base, però di fatto il sistema è in crisi un po' per quello che ho evocato. Allora io da tempo cerco, dove è possibile, di spostare l'attenzione proprio alle aziende, quindi di fatto quegli investimenti che noi adesso parliamo di minor ragazzi nelle classi, tutto coerente, che richiedono sicuramente ingenti risorse, forse se noi spostiamo l'attenzione alle realtà aziendali, quindi a quel lavoro di sinergia marcata, di maggior lavoro di accompagnamento alle aziende, probabilmente noi avremo qualche opzione in più per far fronte a questo sistema che è chiaramente in crisi, perché di fatto noi sistema duale dove la componente dell'azienda, che dovrebbe essere la più importante, di fatto è quella che è meno libera da poter esercitare il suo lavoro formativo e di accompagnamento. Quindi questo è un po' il centro del, e quindi su queste riflessioni mi faceva piacere avere la sua opinione. Hai ragione, è ovvio che io, però l'ho detto diverse volte, che nel mondo delle aziende o delle imprese gli imprenditori illuminati sono ancora una minoranza. È chiaro che la maggioranza, d'altra parte, questi imprenditori in maggioranza che per decenni sono stati
addestrati al modello taylorista trovano fatica a liberarsi dalle vecchie idee. Solo gli imprenditori illuminati lo capiscono e infatti stanno avendo grandi successi. Bisogna pur capire queste cose. E allora l'imprenditore che non ha successo perché non è illuminato darà la colpa alla crisi, darà la colpa alla politica, darà la colpa all'Europa, darà la colpa a questo o a quell'altro, quando invece la colpa è la loro, perché non vogliono adottare quel modello olocratico di cui prima ho fatto parola. Perché lì entrano in gioco anche ragioni di natura psicologica. C'è il Veneto, ad esempio. Sapete dov'è il Veneto? Il Veneto sono poveretti e sono messi male. Perché? Ma male culturalmente, perché lì è ancora dominante questa idea: io sono il padrone, io sono il padrone e quindi comando io. Ma l'ho sentito con anche perché uno dei miei generi è di Treviso, è Veneto, e quindi mi fa la spia, mi dice, mi dà le informazioni. No, ma è così, perché se voi fate questo discorso, quando recentemente ho parlato agli imprenditori, vi posso assicurare che è come se io avessi dato loro un pugno nello stomaco, perché loro dice: ah, ma allora vuol dire che noi non possiamo più comandare? Ma se siamo padroni, l'azienda è mia, comando io, perché capite la vecchia mentalità: io sono il proprietario, ergo comando. E io dico: no, tu comandi se hai le abilità per comandare, ma se tu sei un imbecille e vuoi comandare, porti la tua azienda al fallimento. Dopo vedete, se guardate le statistiche, eccetera. Cioè bisogna capire che questo processo di cui si è parlato riguarda sia il lato, chiamiamolo, della scuola vostra, ma riguarda a maggior ragione il lato delle imprese, che devono essere predisposte ad accogliere. Ecco perché vi ho detto, a Bologna noi stiamo facendo delle bellissime sperimentazioni. E se voi parlate con i liceali, sono contentissimi di andare, perché dice, proprio a Bologna c'è la Ducati, sapete, no? La Ducati, è molto, cioè, a quell'età lì, mettere ragazzi di 16, 17, 18 anni a una Ducati, fargli sentire il rombo, ma per loro è come vincere il lotto, capito? Ed ora è chiaro che quando tu dai questa soddisfazione, come diceva Goethe, alla fine impara, perché gli fai capire che se loro si impegnano, studiano, eccetera, quella situazione aumenta ulteriormente. Capisci? Se tu invece continui a usare il sistema del voto e del docente come un giudice, che se come non hai fatto bene ti boccia, perché bocciare vuol dire rovinare a volte la carriera delle persone oltre che alle famiglie, capite le implicazioni. Quindi è un per cui voi come formatori dovete anche, in aggiunta a quello che fate, andare a educare gli imprenditori, date retta, con le dovute maniere, con la pazienza, ma dovete educarli, perché se dopo loro sono educati, fanno l'alleanza con voi. È proprio quello che dicevo. Com'è? È proprio quello che il nostro sistema sta trascurando, questo approccio verso le aziende, privilegiando l'approccio scolastico e normativo. E questo è anche quello che fa fatica abbastanza a capire la politica. Però vedete, adesso non so qui se è stato ieri, sul Corriere della Sera, che è il giornale, no? È stata pubblicata un'intervista a due pagine a Schwab, che è vostro amico, quello che ha inventato Davos. Non so se la stessa intervista poi è arrivata anche qua. E l'intervistatore, molto bravo, gli ha parlato anche di altri aspetti, ma una parte dell'intervista è centrata su questo. E lui ha detto, la prossima, che sarà fra un mese e mezzo, perché di solito si fa in gennaio, il tema delle giornate di Davos sarà proprio su questo tema. Cioè bisogna che noi scuotiamo gli imprenditori perché scendano dal pero e capiscano che non possono ingessare il sistema, chiamiamolo formativo, scolastico, della ricerca, come finora hanno fatto. E lui, Klaus Schwab, che è di origine tedesca, ma lui opera in Svizzera, perché Davos è qui da voi, ne ha fatto oggetto. E quindi questo vuol dire, secondo, voi andate a leggere la dichiarazione firmata il 19 agosto scorso, di quest'anno, dai 181 CEO
chief executive officers delle più importanti corporation del mondo, 181. C'è Amazon, JP Morgan, c'è quella, tutte le grosse, Walmart, eccetera. Datela a leggere, perché tiratela fuori, la potete, scritta in inglese, ma voi lo leggete in inglese. Voi dovete fare Business Roundtable, che vuol dire Confindustria, quella che noi chiamiamo la Confindustria. Business Roundtable. Andate il 19 agosto e lì c'è il testo. Se voi lo leggete, adesso capite quello che vi ho detto, perché le cose che vi ho detto loro le sottoscrivono. Qualcuno dirà, ma hanno fatto finta, non importa, ma non mi interessa a me quello, l'importante è che abbiano messo la firma, per cui adesso qualcuno glielo può rinfacciare. Però il punto è, perché in Europa qualcosa del genere non è avvenuto? Perché noi europei siamo... sì, perché loro sono tutti americani, da bravi pragmatici. Lo so anch'io che molti non l'hanno fatto, non perché ci credono, per convenienza, però l'hanno fatto. Non so se capite quello che voglio dire. E facendolo hanno dato un impulso al sistema scolastico universitario di cambiare, perché poi loro i soldi li hanno, sapete. C'è Google, tutto il 181. Allora, perché un'iniziativa mutatis mutandis, analoga, non avviene in Europa tra i grossi imprenditori europei? Provate a rispondere a questa domanda. Perché io non faccio il confronto con un paese del quarto mondo che dice, ma quelli, no, stiamo parlando dell'America. È perché loro l'hanno capito quello che ho detto. In Europa invece ci sono dei testoni che, sì, nel mondo delle imprese, che pensano di poter andare avanti, ma non è così. Perché vedete, guardate la Francia è messa male, sapete. La Francia, chi conosce la struttura economica della Francia, è un disastro, insomma, non per nulla le dimostrazioni, ma anche la stessa Germania ha già iniziato il declino. Ma perché sono testoni, sono rigidi, non vogliono mettersi in gioco. Hanno avuto il grande successo, ed è vero, però bisogna capire che nel mondo d'oggi, che evolve rapidamente, ricordate quello che ho detto all'inizio, che tra terza e quarta rivoluzione industriale è passato mezzo anno, come dire, e le cose continueranno ancora. E quindi se la struttura imprenditoriale, che è quella che ha il vero potere, perché ha il potere non solo dei soldi ma anche del know-how eccetera, non si mette in gioco e pretende di andare avanti per pigrizia mentale, soprattutto pigrizia, perché uno dice, beh, è andato avanti bene fino adesso, continuiamo. No, perché qualcuno li stimola e voi li dovete stimolare, e se voi non li stimolate non sarete contenti. No, adesso lo dico così, però dovete capire che il vostro ruolo non può essere solo rivolto agli studenti, ma anche all'altro lato, all'altra faccia della medaglia. Se da... Allora lo fai, eh? Ma io lo faccio di professione. Sono... Cosa fai? Nell'associazione professionale. No. Allora, appunto, allora ti impegni, pacta sul serbando. È un po' che c'è però. Altri? Prima di lasciarci. Ci sono altri interventi? Ecco, no, lei, tu, prima lei, dopo tu. Lei, qui, la signora qui davanti, lei, ecco. Buonasera. Ci sono, secondo me, tanti livelli, abbiamo sollevato molti temi e i livelli sono molto diversi uno dall'altro, nel senso che manager, differenza abissale, e che è quello che ha creato magari alcuni dei disastri, nel senso che gli imprenditori sono scomparsi negli ultimi anni, le imprese sono state prese dai manager e quindi con questo tipo di atteggiamento le industrie hanno perso in termini. Quindi dobbiamo recuperare il senso dell'imprenditorialità, proprio nel senso dell'avventura, della passione, quello che fa l'imprenditore, che rischia il suo capitale e ama dall'ultimo dei fattorini fino su in cima al più alto in grado. Questa è una cosa. La questione duale l'hanno sollevata tutti, è sempre stato il fiore all'occhiello della Svizzera. Ultimamente la crisi nasce, ma la crisi nasce per questa ragione, cioè nelle aziende non c'è più questo spirito imprenditoriale da una parte e dall'altra la fatica di cercare
parlare delle persone. Una volta lo si faceva, oggi la gente è talmente oppressa dalla produzione in un certo senso e non si rende conto. La terza cosa è sulla formazione, nel senso che io mi occupo del mondo del lavoro, della formazione. Io mi occupo del mondo del lavoro, quindi lo conosco abbastanza bene. Non sono una formatrice, ma vivo nel mondo delle risorse umane. E spesso mi si chiede cosa sono i lavori del futuro, come, quali sono le competenze. E si legge sempre, ci vuole la leadership, ci vuole la creatività, ci vuole questo, ci vuole quello. Però in realtà sono cose che tu non impari da adulto, ma parte da un imprinting iniziale. Quindi la scuola, e la scuola fin dall'inizio, quindi dall'elementare in poi. Seconda cosa, dalla famiglia. Quindi questi sono due aspetti che sono molto importanti per la formazione. E secondo me bisogna ritornare anche a quello che è una formazione umanistica, nel senso che si è puntato troppo sulla formazione, chiamiamola tecnica, quindi bisogna sapere le lingue, bisogna sapere computer, bisogna sapere usare questo, quello, quello, per la professione. In realtà per la professione bisogna conoscere la storia, l'italiano, la geografia, la filosofia, cioè tutte materie che ti insegnano a pensare. E quindi la scuola di base deve avere quello, perché poi le cose tecniche si imparano facendo gli apprendisti, si imparano avendo dei datori di lavoro che ti seguono, però quello si impara, mentre invece le competenze sociali si imparano con un'educazione umanistica. Hai ragione, sottoscrivo. Tu sai che il corso di della Harvard Business School si chiama Humanistic Management e là ai corsisti li fanno studiare il greco e il latino, non la lingua, perché la lingua è troppo difficile, ma la cultura greca, latina, li fa studiare filosofia, perché dicono tu non potrai mai diventare un manager se sai soltanto le abilità tecniche e di un tipo o l'altro, matematico, cibernetico, non importa, quelle ci vogliono, ma le devi mettere assieme. Fra l'altro questa è la ragione per cui in Italia voi sapete che noi abbiamo un impianto scolastico che ancora deriva Gentile, cioè il nostro impianto scolastico è ancora di tipo fascista. Voi sapete cos'è il fascismo o no? No, voi non lo sapete. Non lo sapete perché non l'avete vissuto, voi l'avete sempre, bisogna averlo vissuto, perché Gentile era il ministro di Mussolini, ministro dell'educazione, e l'impianto è quello, cioè licei, cultura umanistica, poi gli istituti tecnico-professionali, industriali, agrari, eccetera, insegnavano solo a battere i chiodi, eccetera, perché di stato loro non hanno bisogno di avere la cultura greca, latina, eccetera, dell'umanesimo, del rinascimento, perché sono appunto destinati a fare i lavoratori di tipo tailorista. E questo è tutto lì, se no noi non ci liberiamo, non ne usciremo fuori, perché Taylor diceva che bisogno c'è che uno che sta alla catena di montaggio e che deve sempre fare così, tutto il giorno, cosa gliene frega di sapere cos'è la cultura greca e latina? Quindi dal suo punto di vista, Taylor aveva ragione, dal suo punto di vista, e infatti il successo economico c'è stato, però dopo è finito. Quando è finito si è capito, come ho detto prima, che oggi è la conoscenza, e cioè il pensiero pensante. Voi sapete che il pensiero è di due tipi, pensiero pensante e pensiero calcolante. Il pensiero calcolante, chiaro che ci vuole, ma prima ci vuole il pensiero pensante, che ti indica la direzione, cioè quello che ti permette di decidere. Il pensiero calcolante ti permette di scegliere. E allora ci vuole l'uno e l'altro. Quando arrivano da me i ragazzi dopo la laurea, dopo vengono a trovarmi e dico allora adesso, dice adesso io qua e là, e a un certo punto io faccio loro la domanda chiave, dico ma voi volete mettere su famiglia o no? Famiglia in un modo o nell'altro, come dire, volete generare figli o no? Dice non ho ancora scelto. Allora quando mi danno questa risposta tiro fuori la
nell'ufficio e gli do 3 frustate. E loro capiscono subito. Dico, non è vero, tu ti stai illudendo, tu stai tradendo te stesso, perché tu non è che non hai scelto, tu non hai deciso. Perché decidere se generare vita o no è una decisione, non è una scelta. Perché tu non puoi sapere come verrà fuori il figlio a cui dai la vita, eccetera. C'è un punto interrogativo. Quindi tu non puoi dire io scelgo. Perché tu per scegliere devi conoscere già. Dopo che hai deciso, allora ti metterai alla ricerca del partner o della partner che asseconda di più le tue esigenze, allora farai una scelta, ma prima c'è la decisione. Ora, questo è un esempio, ma voi pensate quante volte i nostri giovani sono bloccati dalla incapacità di decidere. Ma per decidere ci vuole cultura umanistica, perché se tu insegni solo gli algoritmi tecnici, quelli ti fanno scegliere, ma non decidere. C'era ancora un intervento? Basta. Ah, c'era l'ultimo. Sì, c'era il signore, l'ultimo, ecco. Dopo possiamo proseguire. Ecco. Guardo qualcuno, dopo c'è le un piccolo rinfresco, quindi possiamo proseguire la chiacchierata. Prego. Mi sente? Ah, sì, sì. Le volevo chiedere se non è un problema qui in Europa di tipo psicologico-mentale. Mi spiego, per dare retta all'ultimo, come faceva Olivetti o come ha fatto il direttore del museo a Washington, bisogna avere un certo tipo di intelligenza, anche se si può dire emotiva, di dare dignità e ascoltare l'ultimo. Nella mia esperienza personale, quando vedo il capo che è arrivato, ci tiene a far vedere che lui è il capo, che lui decide, e se lui è lì è perché sa. E quindi avere l'umiltà di ascoltare l'ultimo non si incontra molto spesso. E quindi mi chiedo se non è proprio un problema di dire sono arrivato qua, sono bravo, quindi io so e devo... E quindi dovrei dargli ragione, però mi scoccia dargli ragione a questo qui, è l'ultimo degli ultimi, anzi questo qua magari è la metà della mia età, è l'ultimo arrivato in azienda, non so se mi sono spiegato. E tu hai messo il dito sulla piaga, adesso però è tardi perché mi hai provocato, perché se me l'avessi detto prima avrei dato fuoco alle ceneri, perché quello che hai detto è vero, cioè devi sapere che la cultura europea, soprattutto continentale, l'Inghilterra è sempre stata Brexit, loro hanno sempre fatto Brexit, quindi in tutti i sensi, anche prima, ma la cultura europea continentale è dominata da due personaggi di grande, uno si chiamava Kant e l'altro si chiamava Hegel. È l'inventore dell'idealismo, idealismo hegeliano. Kant è l'inventore del doverismo, o meglio del deontologismo. Deon in greco vuol dire il dovere obbligante. Noi oggi, ed è partito dal Settecento, perché prima in Europa non era così. All'epoca dell'umanesimo e del Rinascimento, 1400 e 1500, era tutto diverso. Poi succede che erano bravi e quindi... Soprattutto la Germania diventa la Germania, la potenza economica che sappiamo, e quindi il gioco è fatto. Per cui l'impostazione kantiana e hegeliana è finito per dominare. In America non c'è mai stato, e anche oggi, se voi parlate con i professori di filosofia americani, dici sì, abbiamo sentito che c'era uno. E questo è perché loro hanno inventato il pragmatismo. Allora, Kant. Il tipo che diceva, sapete un po' il latino, perché loro erano molto bravi, fiat justitia pereat mundus, Kant, sia fatta giustizia e scompaia il mondo, cioè pur di fare, cosa vuol dire fare giustizia? Rispettare le regole, si può anche morire. Ma ragazzi, però bisogna capire queste cose, cioè il nazismo... Come cultura, da dove deriva? Ma avete visto il processo Eichmann dopo la guerra a Gerusalemme? Quando i giudici della corte di Gerusalemme dicono, tu sapevi che 6 milioni di madri, perché lui era il colonnello dell'SS, dice io sì che lo sapevo. E come? Se lo sapevi? Dice ma io sono un militare, dovevo obbedire agli ordini. Perché Eichmann nella vita personale era una brava persona, giocava con i bambini,
vaccini. Uno dice, ma come? Ah, dice, nel momento in cui io mi metto la divisa devo obbedire agli ordini. E quando gli dice, ma non ti rendi conto che gli ordini erano sbagliati? E lui ha risposto, fiat justitia pereat mundus, con le parole di Kant. Ovviamente la corte l'ha condannato a morte e quindi ha detto, tu sei matto. Però nel dire questo ha attaccato il kantismo. Kant è quello che dice che i bambini nati fuori dal matrimonio, lo sapete o no, dovevano essere uccisi. Perché se un bambino nasce fuori da due che non sono sposati, è illegittimo, naturale, quindi non deve esistere. Ma ragazzi, se però non si sanno queste cose, si va avanti col mito. Hegel non era così. Però Hegel è l'idealismo. E voi sapete che l'hegelismo è quello che ha generato il marxismo. Ma Marx era tedesco, sapete? E da giovane ha studiato. Poi dopo lui lo rovescia l'hegelismo. Lo fa diventare materialismo storico, dialettico, eccetera. Però Marx ha come suo riferimento culturale Hegel. E per l'idealismo l'idea che conta. Adesso tu traduci al caso che hai detto subito. Per forza, dici, lui è il capo. Perché è diventato capo? Perché è più bravo, più intelligente, quindi ha ragione. Ma dico, ma una frase di questo tipo solo un pazzo la può dire. Uno che non capisce niente, perché non è vero niente. Perché la verità è un fatto emergenziale. Può venire anche dal bambino che con un sorriso ti fa capire una cosa che diversamente non potevi capire. Non ci ragionate voi su queste cose. Ecco perché la cultura europea continentale, siccome questi due hanno avuto un'influenza enorme, alla fine gli italiani, anche noi abbiamo subito, però gli italiani sono gli italiani, avete già capito, e quindi a un certo punto dice sì, Hegel, Kant, però come dire, facciamo per conto nostro, è così, che non va bene neanche così, che non va bene neanche così, però faccio per dire che così è stato. Quindi quello che è vero, cioè l'identificazione, perché uno può, mai che uno dica tu sei diventato capo, ad esempio perché sei stato raccomandato, eh? E se tu sei stato raccomandato, vuol dire che sei più intelligente di me? Oppure, anche se tu eri intelligente, chi ti dice che alla tua età, poniamo tu hai 60 anni, chi ti dice che tu sei ancora così intelligente da... Non devi avere l'umiltà di capire che il più giovane di te può essere portatore di un'idea vincente? Questo è il punto. Quindi, quello che hai detto è vero. Gli americani hanno il pragmatismo, che è una filosofia, che nasce alla fine dell'Ottocento. Charles Pearson è il filosofo americano del pragmatismo, che dice, sapete cosa dice il pragmatismo? Che è vero ciò che funziona. Cioè la verità per il pragmatismo non è a priori, è a posteriori. Tu fai una cosa, vedi che funziona, produce il risultato, allora quella è vera, che a me personalmente non piace. A me non piace, però mi fa capire perché loro hanno avuto un altro percorso, hanno creato il taylorismo e sono stati i primi a eliminarlo quando ho visto che non... Io preferisco la matrice, ve lo dico subito, umanistico-rinascimentale, perché l'umanesimo è stato una grande, l'umanesimo è nato, sapete, in Toscana, e poi da lì è arrivato in Svizzera, altrove, eccetera, ma quando si arriva al 700 viene cancellato, cioè. E gli umanisti erano stati dei grandi pittori. Leggetevi il libro di Coluccio Salutati, umanista del 400, che era un grande imprenditore ma di successo. Voi leggete un libro così, dice, ma quello era un imprenditore, ma quello era un professore universitario, si fa per dire. Coltivavano da imprenditori esattamente il culto del sapere e quindi andavano a parlare con questo, con quell'altro e così via. Noi dobbiamo andare verso un neo-umanismo. Questo è il compito dell'Europa.